L'autostrada A1 è un'autostrada portoghese che unisce Lisbona a Porto passando per Santarém, Leiria, Coimbra e Aveiro. Con i suoi 303 km, l'A1 è la più lunga e la più importante autostrada del Portogallo in quanto collega le due maggiori città portoghesi. L'autostrada è inizio a Lisbona e prosegue in direzione nord a tre corsie per senso di marcia. Il primo tratto della 1 risale al 1961, quando venne inaugurato il tratto di 25 km tra Lisbona e Vilafranca de Xirgia. Entriamo nel distretto di Santarém. Santarém è un comune di 63.563 abitanti, situato nel distretto di Santarém. Hai visto? Tipica sta casa. Le piastrelle di ceramica, tipica proprio portoghese. Tra magie e misteri d'avvento siamo giunti qui. Ma perché? Beh, nell'anno 1247 una donna, spinta dalla gelosia per il marito, rubò un'ostia consacrata su consiglio di una fattucchiera per ricavarne un filtro d'amore, ma la particola avrebbe iniziato a sanguinare. Da qui il miracolo eucaristico di Santarém. Santarém è il principale centro dell'antica regione del Ribateio, riva del Tago, posta parte in piano e parte su una collina a destra del fiume. Economico e commerciale al centro di una zona importante per l'agricoltura e l'allevamento. Del cielo siamo fatti. Ci fermiamo un po' qui e un po' lì, ma poi riprendiamo il cammino.
diceva Giovanni XXIII. E al tramonto giungiamo nel distretto di Leiria. Il distretto di Leiria è una delle province tradizionali della Beiria litorale e dell'Estremadura. Precisamente siamo a Fatima. E allora? Albergo secondo me, che dici? Buongiorno, siamo sempre vicini. Siamo sempre vicini. Qua, in fondo. Ma non è qua. A dopo! Ciao! Ciao! Prego. Oh, oh, che meraviglia! Che meraviglia! Questa sì che è una stanza, come Dio comanda! È vero? Certo che devi chiudere. Fatima è una località di 11.596 abitanti, appartenente al comune di Urem. L'abitato, situato grosso modo nel centro della nazione, dista 123 km a nord da Lisbona. Il luogo prese il nome da una chiesa fatta costruire da Mafalda di Savoia, sposa del primo re lusitano Don Alfonso Henriques. A questa regina si doveva la conversione di una giovane musulmana Fatima, fatta prigioniera dai cavalieri cristiani che combattevano l'Islam in Portogallo. La regina si affezionò alla giovane, la fece dare un'istruzione, impartire il battesimo e le trovò un marito fra i giovani della nobiltà lusitana. Mafalda poi volle essere sepolta accanto a lei. Da allora, tra l'altro, la storia dei Savoia si intreccia a quella del Portogallo. Eccoli lì tre pastorelli. Siamo giunti ad Ajustrey, a circa 2 chilometri dal santuario di Fatima. Qui si trovano le case dei protagonisti di questa storia straordinaria. Infatti, qui sono nati e vissuti Lucia, Giacinta e Francesco. In vita è ancora una lontana cugina di Lucia dos Santos, che accoglie i turisti convenuti in questo sito. Sono sorelle. La madre è questa. La madre è questa. Le case che stiamo vedendo sono state comprate dalla curia di Fatima e ricostruite fedelmente come all'epoca in cui si verificarono questi eventi.
prima versione. C'è la seconda. Versione quella proprio in Fatima. Quella voglio mettere nell'uno. Quella a Fatima, dove hanno fatto la chiesa. Siamo nelle campagne di Valinus. In quest'area, nel 1917, tra magie e misteri d'avvento, tre giovani pastori, mentre erano al pascolo con il loro gregge, riferirono di aver visto apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che identificarono come la Madonna. Furono cinque le volte in cui questo fenomeno si manifestò, dal 13 maggio fino al 13 ottobre, qui, in questo luogo, chiamato Cova d'Airia. Valinus, infatti, è un luogo situato nella parrocchia di Fatima nel comune di Urem, nella provincia di Beira Litoral, regione e sottoregione del Tago. I Valinus, come dicevamo, corrispondono alle trame dove i tre pastorelli di Fatima hanno viaggiato dalle loro case di Ajustrei alla Cova d'Airia per il pascolo delle loro matrie. Fu in questo luogo che due delle apparizioni dell'angelo della pace si verificarono nell'anno 1916. Fu in questo luogo che i bambini analfabeti impararono le preghiere da questo angelo. Fu in questo luogo un'apparizione della Vergine Maria il 19 agosto del 1917. E per questi motivi che questo luogo è diventato anche meta riconosciuta del turismo religioso, proprio a causa di queste apparizioni, che oggi i Valinus sono visitati da migliaia di pellegrini portoghesi e stranieri che realizzano il percorso della Via Sacra. Giugno. È stato veramente bellissimo. Una passeggiatina qua lungo il corso centrale. Una tranquillità, una pace. Soprattutto nel cuore. Non si trovano le parole giuste per esprimere compiutamente uno stato d'animo. A Fatima si percepisce uno stato di grazia e di gioia che non si prova facilmente tutti i giorni nelle nostre attività quotidiane, ma solo qui. Ma a Fatima c'è un'altra cosa, un altro fenomeno che ti fa venire un cosiddetto colpo o tuffo al cuore. E il cammino votivo della penitenza, che si svolge proprio nel cuore della piazza del santuario. Qui persone di ogni età che chiedono attraverso questa particolare forma di atteggiamento un intervento, una grazia, per un problema. Generalmente qualcosa che drammaticamente si accosta alla salute. Osservare questo fenomeno nel viso e nell'espressione di queste persone
provoca indelebilmente in chi le osserva un sentimento intriso di paura, incertezza e anche di speranza. Reina della paz, te pido, da speranza mi dolor. D'altronde questo percorso è legato alla fede, e la fede non è altro che il credere nelle cose difficili da credere, di difficile realizzazione, almeno per l'essere umano. Chiedo estar aquí, vela junto a mí, necesito tu consuelo. Solo junto a ti respiro, ya se vuelve azul el cielo. Madre del amor, te pido, da esperanza a mi dolor. Reina de la luz, reina de la luz, fuente viva de esperanza. Ma è alla sera che si raggiunge il massimo dell'emotività e dell'emozione con la fiaccolata notturna. Una persona non muore mai se c'è qualcuno che la ricorda, disse Ugo Foscolo. L'assenza non è assenza.
abbiate fede. Colui che non vedete è con voi, disse ancora Sant'Agostino. E così, un gesto. Un gesto che non spenga mai la speranza nel nostro cuore. Che onore il ricordo e la memoria di un affetto. Non si può non concludere che in questo modo, solo in questo modo, una giornata qui a Fatima. Now it's time to sing along when your day is night. Hold on, hold on. If you feel like letting go. Svegliarsi al mattino con la gioia nel cuore. Un nuovo giorno è ora arrivato. Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero. Cercare dunque di guardare ogni mattina il sole al suo sorgere come se lo vedeste per la prima volta, ed il giorno vi apparirà sempre nuovo. E con questi pensieri di Buddha e Michael Ivanov che affrontiamo una nuova tappa qui in Portogallo. Una nuova tappa che ci porterà presso l'abbazia di Batala. Il monastero di Batala, o convento di Santa Maria da Vitoria, si trova qui in Portogallo nella città di Batala. Fu edificato per volontà di Giovanni I come segno di ringraziamento per la vittoria riportata nel 1385 contro Giovanni I di Castiglia nella battaglia di Aljubarrota. Il monastero venne costruito in ringraziamento a Maria per sciogliere la promessa che il re Giovanni I fece alla Madonna prima dell'inizio della battaglia di Aljubarrota. La costruzione del monastero durò circa 2 secoli. Iniziata nel 1386, venne terminata nel 1517. L'esterno, l'architettura maestosa del monastero, è realizzata in pietra bianca. La facciata meridionale, prospiciente su di una grande piazza con la statua equestre del generale Nuno Álvares Pereira, è divisa in 3 sezioni da contrafforti ed enormi pilastri. All'interno la chiesa è lunga e stretta in proporzione all'altezza. La navata fu innalzata dal secondo architetto, Huguet, alterando le proporzioni
e dando alla chiesa l'aspetto attuale. L'interno è sobrio e spoglio di ogni ornamento o statua nella navata centrale. La volta, a nervature convergenti al suo centro, si innestano sul coronamento. La luce entra per mezzo di 10 finestroni muniti di vetrate, 2 grandi finestroni nelle pareti laterali. Nazaré è un comune facente parte della subregione di ovest dell'Estremadura portoghese. Si estende per un totale di 80,49 km quadrati e al censimento del 2011 contava 15.158 abitanti. La città è una nota località balneare sulla cosiddetta Costa d'Argento sull'Oceano Atlantico. È suddivisa in 3 nuclei. Praia, lungo la spiaggia sabbiosa. Sitio, vecchio villaggio sul promontorio. E Federneira, altro vecchio villaggio. In origine era un antico villaggio di pescatori che è divenuto celebre meta turistica grazie alla sua posizione favorevole che lo pone a metà strada tra l'Oceano Atlantico e il clima di collina. Thank you.
Sui 90 metri di dislivello tra Praia e Sitio è stata realizzata la funicolare di Nazaré. Leggenda vuole che nel IV secolo d.C. venga donata a questo villaggio una statua di Maria, madre di Gesù di Nazareth, da cui ne deriva il nome. No, Adriana, è asciuttissima, guarda. Vieni. Qui arrivano le onde. Sì, vieni, andiamo. Vieni. Ma Nazaré è altresì conosciuto come il paese delle onde più alte del mondo. Onde alte fino a 30 metri. Noi siamo stati poco fortunati nell'osservazione di tale spettacolo, tuttavia siamo soddisfatti comunque. Ma perché proprio a Nazaré si formano queste onde mostruose? La spiegazione è a suo modo facile. Basta sapere un minimo di geologia marina. Le caratteristiche morfologiche del luogo, infatti, sono molto particolari. La Praia do Norte di Nazaré è il punto finale del più esteso canyon sottomarino d'Europa. Lungo 230 km e profondo circa 5.000 metri, che consente all'acqua di accumulare energia. Questo canyon sottomarino si esaurisce a un chilometro dalla spiaggia, all'altezza del promontorio che domina la cittadina del Portogallo. I venti invernali, che sfrezzano l'Atlantico da inizio novembre fino a maggio, generano in superficie queste onde. E invece di rallentare, quando si avvicinano le acque più basse vicino a riva, accelerano. In questo modo, le onde raggiungono Playa do Norte con una potenza straordinaria. Perché il canyon crea un effetto imbuto
che le fa impennare fino ad altezze mai registrate altrove. La risacca fa il resto, sommando ancora qualche paio di metri, come se non fossero abbastanza.
viaggiare è come innamorarsi. Il mondo si fa nuovo. Gli scienziati dicono che siamo fatti di atomi, ma un albero mi ha sussurrato che siamo fatti di sogni. Un'onda mi ha detto che siamo fatti di viaggi. Siamo tutti viaggiatori nati. Abbiamo polvere di stelle nelle vene, cartine geografiche con strade d'argento negli occhi e istruzioni per viaggiare fino ad Andromeda. Oh.